Ciao a tutti, la ricetta di oggi è nata un po' così per caso. Avevo voglia di qualcosa di leggero, ma sostanzioso e gustoso allo stesso tempo. E quindi ho aperto il frigo e ho inventato sul momento un primo piatto veramente facile e troppo buono che mi ha sorpreso tantissimo. Gli spaghetti ai 5 cereali con melanzane e salmone. E si sa che le cose improvvisate molte volte sono le migliori. Per prima cosa dovremo tritare le melanzane. Io lo faccio con il Bimby, ma voi lo potreste tranquillamente fare con un tritatutto, o con una grattugina, o ancora semplicemente a mano. L'importante è che siano fatte a pezzetti piccolissimi. In questo modo cuoceranno molto prima. Adesso in una padella in pietra versiamo un po' d'olio extravergine d'oliva, facciamo rosolare bene l'aglio tagliato a metà e privato dell'animella, dopodiché lo elimineremo, giusto per dargli un po' il sapore. Abbassiamo la fiamma, aggiungiamo le melanzane, saliamo a piacere, io ne ho messo due bei pizzichi abbondanti, mescoliamo e facciamo cuocere per 10-15 minuti coperto, mescolando di tanto in tanto. A metà cottura poi aggiungiamo la salvia o la spezia che più ci piace, la pancetta dolce, mescoliamo, copriamo e lasciamo terminare la cottura. Ecco, a questo punto possiamo aggiungere il salmone grigliato. Mescoliamo, copriamo, spegniamo e teniamo al caldo. Adesso cuociamo gli spaghetti e i 5 cereali in abbondante acqua salata a piacere, per il tempo indicato ovviamente sulla confezione. Scoliamo al dente, versiamo all'interno della padella, riaccendiamo il fornello e facciamo saltare così per qualche minuto, in modo tale che si assembli tutto per bene. Ora impiattiamo e gli spaghettini sono prontissimi per essere gustati. Li ho voluti rendere visivamente più carini aggiungendo su ogni sommità una fogliolina di menta e una fettina di pomodorino. Guardate che bell'effetto! Perché io penso sempre che siano gli occhi a mangiare e gustare per primi, prima della bocca e prima della pancia. Come avrete notato, questo è un primo piatto super semplice da preparare e si potrebbe dire, che sia anche un piatto svuota frigo, una pietanza svuota frigo, perché io, come ho aperto il frigo, ho visto le melanzane, la pancetta e il salmone e ho pensato: perché no? Li voglio unire assieme e vediamo che cosa ne esce fuori. È uscito un piatto eccezionale. Ma nel vostro frigo ci potrebbe essere anche, ad esempio, ci potrebbero essere zucchine, dadini di prosciutto cotto, pesce spada o salmone. Ed ecco, stesso procedimento, vi ho dato un'altra idea per un pranzo veloce ma ricco di gusto. Si potrebbe pure definire un piatto completo, visto che comunque dentro troviamo primo, secondo, contorno in un'unica preparazione. Spero tanto che questa idea vi sia piaciuta e fatemi sapere se lo proverete. Lo spero davvero tantissimo, ne vale davvero la pena, è troppo buono. Vi abbraccio forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!